Non una sigla apposta per la 12. Maglia bianca oro sui denti blue jeans. Non paragonarmi a una bitch così. Ma non sono bravo. Eccoci. Pronti. Mark Mood è carino, eh? È un po' come lo chiamavano a lui sbagliando all'inizio. Dicevano, ecco a voi Mark Mood. Dicevano, guarda che non sono... non si dice così. Ma non ho la linguetta, come faccio? Impossibile, io non ce l'ho. Ma che è sto schifo? Marco, dai! Pesca! Mischia! Ma quanta plastica, poi? Due bustine sera, ma perché? Puoi andare a dare una mano a quell'idiota scimmia di merda che non riesce a aprire un uovo di pasta? Ragazzi, io non posso pisciare sempre, bevo troppo, devo bere meno. Bere acqua. Devo bere, però, ragazzi. Vedi che bisogna dire, ragazzi, ogni 15 minuti? È normale? Moro, quello è un po'... stai fermo con quelle mani. Guarda che vedono le live i miei genitori, poi mi sgridano perché dico le parolacce e mi sgridano te perché fai Marco, cagare. Tu da quando vivi... Io ho solo una. Non ho voluto esagerare. Aperto, ragazzi, guarda. Sì, tra l'altro ci vuole veramente pochissimo. Aspetta, fammelo assaggiare un attimo. Malissimo, ragazzi. Cioè, è meglio di quello... Fondente. È meglio di quello della Kinder. Maledistruttivo, ragazzi. È buono, però. Shake your penis. Cosa sarebbe? Chi è? Mamma Morelli. Fortissima. No. Dai, Moro, fai cagare. Moro. Moro, fai cagare, dai, sbrigati. Marco Zitto. Marco Zitto. Moro, sei uno schifezza. Ho sbagliato. Il tempo delle regole scatola. Moro, fai cagare. Moro! Dai, Moro, fai cagare! Mi ha fatto sbagliare tutto! Fa schifo, Moro! Dai, fallo tu! Avevo votato quel pirla di mi hai fatto perdere! Fammi dare la sigla, ragazzi! E mettila alla fine, se no! No! Sigla! Motherfuckers! Ma che schifo! È tutta una merda. Ma che c'ha un gas? Ma si illumina o no? Guarda che fa. Aonna! C'è l'ostacolo su, eh. Siamo troppo forti, ragazzi. Mi ha finito l'acqua, sfondato. Però. Uo. Anzi, mi è durato un secondo. Così, perché? Scusa? Perché Marco è LL? Ha sparato tutti uguali, ma perché io sono lì, scusa? Allora, è riconoscibile, effettivamente. Beh, adesso, forse è un po' troppo gigante il villaggio. Non c'è mezzo colore. Le montagne dovevano essere più basse. No, il villaggio però, è troppo gigante rispetto Marco, al resto, però. No, ma tra l'altro, se vedi, ho fatto anche meno case. Solo c'è che lo capisco zoom, che... sì, è zoomato. Ho fatto anche meno case. Però, sentite, io ho fatto una faccia di merda. Oddio! No, la cantonatura d'arte è venuto a mancare, ragazzi! Fu esagerato, no! Come reazione, ragazzi. Un po' overreactato il capo. Vabbè, meglio. Moro. Palle, poi ne devo gestire tanti. Gli occhiali di Moro. L'ha detto Yusam. Ah, sì, guarda gli occhiali di Moro. Vado in live. Ma sono piccoli. Ho degli occhiali di quando avevo 10 anni. Faccio il check-in, ma ne uscirò. Mi senti? Porco Giuda. Sei un po' scrutabile. No, cosa punteggi? Scusa. Io ho messo il fantasmino basso. Ma quanti siete a votare? Sì. Ma la chat di tutto il gioco. Non sapevo che era una pessima idea per un minigioco. No, Jacqueline! Ma chi è? Cosa... è morta la chat! Quello di prima era veramente l'IP e mi stanno... E poi? Un bel quiz veloce con la chat! Allora, ragazzi! Aspetta, momento stretching, questa volta lo faccio pure io. Allora, divaricate le gambe. Poi, a tempo, fate così. Grissimbon, questo, eh? Ok, mi fa male la schiena, basta. C'è anche un martello, c'è un sacco di... Non ti sputo che ti lavo, non ti cago che ti incipri. Ah no, forse sotto. Oddio, mi sparano dei... Oddio! Sono dei furfanti! Oddio! Aiuto, ragazzi, sono le persone! È morto, gli hanno sparato, ragazzi! Gli hanno sparato! Mi hanno seccato, ragazzi! Hanno sparato al capo! Perché mi piace ballare. Marco, oh...
Nel 1944, durante una passeggiata, Astrid Lindgren scivola su un marciapiede ghiacciato. Costretta a letto dalla distorsione della caviglia, inizia a scrivere una raccolta di storie che regalerà alla figlia per il suo 10° compleanno. Le storie avranno come protagonista Pippi Calzelunghe. Non sapevo che era questa l'origine di Pippo. Andiamo avanti. Confezionate il vostro prodotto in un sacchetto di plastica trasparente. Tempo scaduto. Che ne so, io ho scritto. Godo! Anch'io con le scommesse le sto beccando tutto. La merda quanto va veloce! Cosa ha scritto? Non fare niente. Non c'entra niente, non penso l'abbia fatta apposta. Come l'ha fatta apposta? Faccio vedere. Alexa, allora, accendi la luce. È la Madonna, è molto meglio di quanto le quello di Van Gogh, certo. Madonna, ma anche quello di Marco. Ma già che la tela è piena... Sono bellissime. Quella di Marco sembra più il Signore degli Anelli, no? È vero? Torre di Fidi. No, l'ha fatto cadere, ragazzi! Godo. Ma che godo! Guarda che quello di Marco, nonostante faccia particolarmente cacare, a me piace molto. Ma perché ha sbagliato a prendere il quadro? No, a parte che ha sbagliato a prendere il quadro, lui come reference ha usato quello di Leroy Merlin, quindi... Non era Leroy Merlin, era Maison du Monde. Allora diciamo, scusami. Allora... Era Maison du Monde. Io ho preso quello da Wikipedia, è vero. È successo qualche sera fa, mi sono alzato. San Luca, ma l'hai fatto apposta. Eccoci. Ma come eccoci? Te l'ho detto, dovevo votare. Pezzo di merda, ce l'ho dettato, c'era. No, non è buono. Non è buono, potessi, lo disinstallerebbe. Ma tu eri via dall'inizio. Ma lui era via. Sì. Scusa, ma quanti round ho perso? Uno, però sei morto. Che cos'è Anna Karenina? Anna Karenina. Ma è la cosa più famosa del mondo, eh. Karenina. No! Ho sbagliato io. No, l'avevo anche preso. Oh! Non mi che me la ricordo. Tolstoy non è... È il libro di Toy Story. Lui è Tolstoy. Libro di Toy Story. Tra l'altro, è vero, Gaia lo stava leggendo Anna Karenina. È scritto così? No! Spoiler.